Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Sarà possibile inviare entro il 22 luglio la domanda per la selezione di prestazioni sanitarie aggiuntive promossa dalla ASL di Chieti Lanciano-Vasto, che con questa iniziativa cerca di far fronte alle assenze di personale sanitario causate dai contagi da Covid-19. Il servizio di Selenia Secondi. La ASL di Chieti Lanciano Vasto ricorre a prestazioni sanitarie aggiuntive con un bando per garantire prestazioni sanitarie anche in un momento così difficile. I contagi da Covid-19 hanno infatti decimato il personale sanitario della ASL e hanno messo a dura prova l'organizzazione. L'infezione ha colpito il 10% del personale, 70 medici e 274 infermieri complessivamente. E per non penalizzare i servizi si è pensato a prestazioni aggiuntive. Abbiamo dovuto far leva soprattutto con un avviso per fare aderire il personale sanitario, sia medico che infermieristico, per far fronte a questa emergenza dei contagi sul personale. Quindi noi ci aspettiamo, come è già successo in altre occasioni, un'adesione molto ampia del personale per poter permettere di andare a, diciamo, a sostituire quello che il personale è contagiato. Le domande scadono il 22 di luglio, questa è una delle leve che abbiamo escogitato come strategia aziendale, e altre leve le stiamo diciamo così, studiando, quelle che potrebbero essere per esempio anche l'ottimizzazione del posti letto in base al tasso di occupazione delle unità operative, soprattutto in alcune discipline quando su luglio ed agosto vengono meno i ricordi. Le richieste ulteriori sono quelle che hanno sempre dato, che noi lo chiediamo naturalmente a tutto quanto il personale, che in questi due anni, dopo il terzo anno di pandemia, si è sempre stato disponibile a supportare l'azienda, e quindi chiediamo veramente di fare squadra tutti quanti, tant'è che adesso gli avvisi non sono più le prestazioni aggiuntive unità operativa per unità operativa, ma l'adesione può essere, diciamo, di tutto il personale, in modo praticamente di far sentire che tutti facciamo parte di una squadra, tutti facciamo parte di questa azienda, e non possiamo assolutamente permettere di avere servizi essenziali carenti, soprattutto in questa fase. Un 45enne è stato bloccato con il taser e arrestato dai carabinieri di Avezzano dopo aver girato sulle strade della località San Potito, frazione di Ovindoli, armato di macete in modo da impedire il transito delle auto e minacciando i passanti. Protagonista dell'episodio, un uomo del posto in evidente stato di alterazione che dovrà rispondere di resistenza e minacce aggravate a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e porto abusivo di armi. La pattuglia intervenuta ha cercato di far desistere il 45enne, scongiurando una grave situazione di pericolo. L'uomo è stato neutralizzato con l'utilizzo del taser ed è ora in carcere in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al GIP dello stesso tribunale. I carabinieri rendono noto che l'utilizzo del taser per la prima volta in provincia dell'Aquila è stato necessario ed è stato portato avanti nel rispetto della normativa vigente e di tutte le direttive ministeriali recentemente diramate. Nella specifica circostanza è stato anche attivato il protocollo sanitario con l'intervento contestuale di una ambulanza del 118, nessun pericolo per la salute della persona coinvolta. Questa mattina a Pescara, dinanzi alla prefettura, presidio dei lavoratori della GSA, Gruppo Servizi Associati, società che gestisce in appalto i servizi integrativi antincendio in prossimità delle gallerie ubicate nelle autostrade A14, tratto abruzzese marchigiano, A24 e A25, per chiedere garanzie e migliori salari. Paolo Renzetti. Rolando, oggi c'è stato questo sit-in a Pescara da parte dei lavoratori della GSA, i motivi di questo sit-in, e poi avete chiesto e ottenuto anche un incontro con il prefetto di Pescara. Cosa avete chiesto? Questi presidi si stanno svolgendo su tutto il territorio nazionale. Nello specifico, quello che è stato indetto qui davanti alla prefettura di Pescara attiene i lavoratori che operano nelle autostrade abruzzesi e marchigiane, quindi parliamo del tratto abruzzese-marchigiano della 14 e poi le autostrade A24 e A25 che collegano Pescara, l'Abruzzo con il Lazio. Questi lavoratori assicurano un servizio
diciamo, supplementare di controllo rispetto ai rischi legati agli incendi che si possono verificare nelle gallerie. E sappiamo che il fenomeno in particolare nel tratto abruzzese marchigiano è molto sentito, è molto importante, perché sono davvero tante le gallerie dislocate nelle tratte autostradali. Il problema è che a questi lavoratori viene applicato un contratto che noi definiamo pirata, cioè un contratto che non riconosce i diritti dei lavoratori, che riconosce delle retribuzioni molto basse. Si pensi che da quando è iniziata la nostra protesta, da quando siamo riusciti a intercettare questi lavoratori che sono venuti loro stessi a chiedere aiuto alle organizzazioni sindacali, si sono affrettati a rinnovare un contratto che non veniva rinnovato da 13 anni, quindi sono stati questi lavoratori senza un rinnovo contrattuale per 13 anni e per vedersi poi riconoscere la misera somma di 30 euro. E noi questa cosa siamo venuti a dirla anche alla prefettura, così come sta accadendo in tutta Italia. Peraltro oggi è in programma anche una prima azione di sciopero in Toscana di 4 ore, e cui seguirà un'ulteriore azione di sciopero, questa volta a livello nazionale, in programma per il prossimo 25 luglio. Dall'albergo diffuso alla realizzazione di infrastrutture e servizi per cittadini e turisti. E questo è il progetto illustrato ieri dalla Regione, è risultato vincitore di un bando del PNRR da 20 milioni di euro per la rigenerazione dei borghi a rischio abbandono. In questo caso il borgo protagonista è quello di Rocca Calascio. Vediamo. È un progetto molto ambizioso, bellissimo. Rocca Calascio ha vinto il bando che la Regione ha voluto fare proprio per stimolare dal basso la partecipazione e anche le proposte che sono arrivate, molte pregevoli, tra queste appunto Calascio, che è quella che è risultata vincitrice. Saranno soldi importanti spesi per rivitalizzare un borgo autentico tra i più iconici del mondo. La Rocca di Calascio è come, diciamo, è quel castello che viene disegnato dai bambini o fatto sulla spiaggia con le quattro torri e le mura, i merli, sede infatti fotografatissimo. Già oggi, nonostante l'assenza di infrastrutture, di parcheggi, di sufficiente ricettività, ospita, viene visitato da circa 100.000 persone l'anno. Noi pensiamo che con questo progetto, questo magnetismo, questa attrazione culturale e turistica possa moltiplicarsi a beneficio dell'intero Abruzzo e di gran parte del territorio circostante. Adesso tutti al lavoro per trasformare questa opportunità in un, diciamo, fatto concreto. Questi piccoli borghi hanno una caratteristica, la loro genuinità, la loro autenticità, ma la loro mancanza di infrastrutture e di mancanza di popolazione. Stiamo provando come regione a mettere riparo a queste criticità. Questo tipo di progetto sicuramente darà lustro alla Rocca di Calascio, valorizzazione a tutta Calascio, ma tutta la zona, tutto un ambito, a tutta una parte montana che già da sé attrae centinaia di migliaia di turisti l'anno. Certamente infrastrutturare il turismo, organizzarlo e istituzionalizzarlo diventa ormai la sfida, quindi cultura, natura, turismo, albergo diffuso, infrastrutture, tutte parti integranti di un progetto straordinario che compone questa bellissima cartolina. Con legge regionale numero 10 del 16 giugno 2022, la Regione Abruzzo trasferisce in comodato d'uso all'Università degli Studi di Teramo l'ex mensa e l'ex casa dello studente. Si concludono così i punti dell'accordo di programma del 2016 a seguito del finanziamento ricevuto dall'Università di Teramo nell'ambito del Master Plan Abruzzo, che prevedevano da un lato l'impegno dell'Università di Teramo a cedere in comodato d'uso alla Regione la sede di Viale Crucioli, atto siglato dall'Ateneo nel 2017, e dall'altro l'impegno della Regione Abruzzo a cedere a titolo gratuito i due suddetti stabili. Sono soddisfatto, ha dichiarato il rettore Dino Mastrocola, della conclusione dell'iter che ci permette di completare gli obiettivi del Master Plan, che oltre alla riqualificazione dell'ex manicomio prevede il progetto del Centro Europeo Agri Bioserve e la realizzazione proprio nella sede dell'ex mensa degli impianti pilota e di laboratori in grado di mettere a servizio del territorio l'attività di ricerca applicata, industriale e di sviluppo sperimentale dedicata ad aziende del settore agroalimentare.
Far conoscere alle famiglie i servizi sociali e sanitari cui possono accedere, il senso del progetto Informa Autismo, per il quale stamani è stato sottoscritto a Teramo un protocollo d'intesa tra l'associazione Abruzzo Autismo Onlus e l'ANCI Abruzzo. Vediamo. Si tratta di una collaborazione innovativa che mette insieme, come ha detto il Presidente Gian Guido, due istituzioni, insomma in realtà la nostra associazione è quella dei comuni, perché ci siamo resi conto dalla nostra esperienza nell'ambito regionale che ci sono tante famiglie che non conoscono le norme, i diritti e l'approccio ai servizi sociali e sanitari, ma allo stesso modo ci sono dei comuni che non riescono ad informare adeguatamente le famiglie. Allora è un processo che va assolutamente invertito e pensiamo che questo protocollo possa essere il primo passo diciamo di diffusione di queste basi di riferimento. Da qui ovviamente intendiamo costruire anche altro, perché la preoccupazione principale delle famiglie con autismo, ma di tutte le famiglie con disabilità grave, è il dopo di noi, il durante e dopo di noi. In concreto organizzeremo degli eventi informativi, ma anche formativi, perché per esempio voi sapete e chi ci ascolta sa che spesso nella scuola trovare assistenti qualificati o docenti che hanno delle competenze è un po' difficile. Allora vorremmo inserire, oltre all'informazione, anche percorsi formativi dedicati alle famiglie, dedicati agli operatori, perché no, dedicati anche ai docenti di sostegno. Da lì poi anche proporre ai singoli comuni, agli ambiti sociali, proposte progettuali. Il progetto Informautismo che viene portato avanti è un'occasione per costruire conoscenza, consapevolezza e quindi poter mettere in campo azioni. Azioni che devono riguardare appunto tutto il territorio regionale, riguardare il dialogo tra le politiche sanitarie e le politiche sociali per creare progettualità e quindi intercettare risorse che devono assolutamente essere messe a disposizione dalla Regione Abruzzo in un'ottica di programmazione per consentire a tutti i territori di dare risposte e quindi anche di creare diseguaglianza. È anche l'occasione, come ho ricordato in conferenza stampa, di ricordare lo slogan che abbiamo un po' richiamato in occasione della giornata sulla consapevolezza dell'autismo. Ogni giorno è 2 aprile, quindi non ci si può ricordare delle problematiche sull'autismo solo nell'occasione della giornata sulla consapevolezza, ma farlo quotidianamente, costantemente e consentire a tutti i comuni, a prescindere dalle dimensioni, di essere informati, di conoscere e fotografare il proprio territorio e soprattutto di mettere in campo delle azioni che non facciano sentire le nostre famiglie mai sole. Torna anche quest'anno il Premio Nazionale di Letteratura Naturalistica Parco Maiella, giunto alla sua 25ª edizione. Questa mattina a Pescara la presentazione, vediamo. Torna il premio di letteratura naturalistica Parco della Maiella, che vedrà il clou sabato 23 luglio ad Abateggio con la cerimonia di premiazione. Presidente di giuria sarà Lapo Pistelli, ospite d'onore della manifestazione Paola Gassman. L'evento è promosso dall'Associazione Alle Falde della Maiella in collaborazione con l'amministrazione comunale. L'obiettivo è quello di richiamare l'attenzione su opere nelle quali un ritrovato equilibrio tra uomo e natura apre un orizzonte nuovo capace di valorizzare le nostre radici e indicare un modello culturale forte e denso di sviluppi e approfondimenti. Questa mattina la presentazione ufficiale della 25ª edizione. Quando abbiamo pensato il progetto Premio Maiella, pochi credevano alla letteratura intesa come quella vocata a trattare le tematiche ambientali, che poi doveva essere, come dire, presentato al nostro concorso e quindi essere valutato. Questo invece ha dimostrato in questi 25 anni il nostro progetto, un progetto importante, solido, credibile, che ha visto vincere tantissimi autori da ogni parte d'Italia, autori che hanno prima partecipato al Premio Maiella, evidentemente a volte anche vinto il Premio Maiella e poi hanno vinto il Campiello e lo Strega. Quindi è veramente di buon auspicio, ma non solo dal punto di vista dei concorrenti, ma anche per la nostra regione, per il nostro parco, perché tramite il Premio Maiella si è conosciuto anche un territorio che prima non si conosceva. E io tra questi, diciamo, che più hanno come dire, calcato il palco del Premio Maiella, ricordo Dacia Maraini, Grazia Francescato, Pintor, ma lo stesso Giorgio Celli, ma così come Paolo Rumiz, Mauro Corona, insomma sono stati tanti coloro che hanno avuto in questi anni la possibilità di cimentarsi col Premio Maiella. Tutto esaurito ieri al Teatro d'Annunzio di Pescara per la data abruzzese dei Simple Minds, che hanno ripercorso i successi più significativi della loro carriera. Successo anche mercoledì per gli Incognito. Vediamo. Buonasera Pescara!
Due serate da sold out al Teatro d'Annunzio per alcuni degli eventi di punta del Pescara Jazz. Ieri sera entusiasmo alle stelle per i Simple Minds, la band britannica guidata dal leader Jim Kerr, che ha spopolato negli anni 80 e 90 e che nelle oltre due ore di concerto hanno ripercorso alcuni dei loro brani più celebri, da Don't You ad Alive and Kicking, da Mandela Day a Belfast Child. La band, che ha venduto oltre 60 milioni di dischi nel mondo, prosegue il suo percorso. Il 21 ottobre uscirà il loro nuovo album Directions of the Heart. I 12 musicisti della band degli Incognito mercoledì sera hanno offerto uno spettacolare viaggio nel loro mondo musicale, dagli innovativi esordi con la acid jazz alle contaminazioni con la musica napoletana, rielaborando funky and soul. Il leader Jean-Paul Bluey Monink ha offerto un avvincente storytelling del proprio percorso musicale, affiancato anche da ottimi musicisti italiani. Dal 19 luglio al 20 di agosto si svilupperà il cartellone di eventi della rassegna Si odono suoni tra la terra e il cielo, organizzata dall'associazione Castellarte con l'ausilio della sezione CAI di Isola del Gran Sasso. Vediamo. Dopo l'iniziativa dell'anno scorso del Gala della Lirica, torniamo ad Isola del Gran Sasso con una serie di eventi programmati nel territorio di quel comune, in luoghi montani e soprattutto nei boschi. Musica dal vivo, acustica, quindi per salvaguardare anche il benessere della fauna, insomma, quindi senza violentare il territorio. E ogni evento musicale sarà anticipato da un'escursione, breve escursione anche per quelli che non sono abituati a camminare tanto, per arrivare al luogo del concerto, che solitamente è un luogo non raggiungibile con una macchina, quindi con l'auto, quindi per forza bisogna camminare. E di questo ringraziamo molto la collaborazione del CAI, che ci darà un grosso supporto da questo punto di vista. Una bella soddisfazione, grazie a Iacone. Iniziamo il 19 da Piazza Guglielmo Marconi con il maestro Schicchi e poi avremo una serie di concerti itineranti su tutto il territorio del parco. Abbiamo chiesto anche il permesso al parco, saranno davvero chicche di arte e musica d'autore. E siamo ora alla pagina dello sport. Scatta oggi il ritiro di Palena per il Pescara. La squadra è partita dalle ore 13.30 dalle KK Hotel, proprio con destinazione il comune del Sangro Aventino, dove nel pomeriggio alle 17.30 ci sarà il primo allenamento della nuova stagione. In gruppo ci sarà anche il neo centrocampista Luca Mora, che oggi ha sostenuto le visite mediche e nel pomeriggio firmerà il contratto che lo legherà alla società biancazzurra. Lo abbiamo ascoltato dopo le visite mediche. Vediamo. Luca Mora, dopo tante parole, tanti rinvii, finalmente biancazzurro, insomma, volevi il Pescara, sei arrivato al Pescara e Pescara voleva Luca Mora. Sì, sono molto felice, sono appena arrivato, ho avuto subito una bellissima accoglienza e sono carico per questa nuova avventura. Arrivi dalla SPAL, arrivi al campionato cadetto, al Pescara in Serie C, ma Pescara è una piazza importante che fino a qualche anno fa giocava in Serie B e anche in Serie A. Sì, sì, assolutamente. Poi non sono un giocatore che pensa a queste cose. Negli ultimi anni ho giocato in Serie B, prima avevo giocato anche in Serie C. Insomma, l'importante è avere voglia di fare, di lavorare. Io ne ho tante, quindi insomma, spero di riuscire a rendere al meglio e che la squadra raggiunga gli obiettivi stagionali migliori possibili. Come è maturata questa trattativa? Ma mi ha chiamato il direttore dell'Icarri, mi ha un po' illustrato la sua idea per quest'anno e insomma ci siamo trovati abbastanza subito d'accordo. Ovviamente c'è stato un attimo di trattativa, ma insomma ero smanioso di cominciare, anche perché di stare a casa ad aspettare, ad allenarmi da solo, insomma non ero molto predisposto, e quindi appena è arrivata un'offerta importante da una società importante ho deciso di accettare subito. So che negli ultimi anni insomma
ci sono state delle stagioni un po' deludenti, però sono cicli nel calcio e insomma speriamo di ripartire con tanto entusiasmo. È chiaro che forse all'inizio la situazione non sarà delle più semplici, perché c'è un po' di, insomma, come dicevi tu, di sconforto da parte dell'ambiente, ma siamo carichi per cercare di riportare entusiasmo e dobbiamo essere noi a trascinare il pubblico. E poi dopo saranno loro a trascinare noi, oppure insieme. Un Pescara Spal 0-1 del 2021, Luca Mora che si procurò il rigore che poi diede la vittoria alla Spal. Ci fu anche diciamo una diatriba tra te e Drudi, Drudi fu espulso. Ricordiamo quell'episodio. Sì, no, ricordo bene, ma sono cose di campo. Per me il rigore sinceramente c'era, anche se so che qualcuno ha detto che mi sono buttato, però ecco, c'è stato un contatto col ginocchio di Scognamiglio. Poi è chiaro che ognuno vede le cose un po' poi dalla sua parte. Con Drudi, ripeto, sono cose di campo. Lui forse era un po' nervoso perché aveva fatto un fallo, è venuto testa a testa, io non ho fatto niente, non mi sono neanche buttato a terra, quindi insomma l'arbitro ha deciso di ammonire tutte e due, penso lui era già ammonito, l'ha espulso, però ecco, ripeto, sono cose di campo, non ci vedo niente di male o di cui parlare, ecco, insomma, solo un episodio di calcio. Si terrà lunedì pomeriggio alle ore 15 l'udienza al Collegio di Garanzia del CONI sul ricorso presentato dal Teramo contro l'esclusione dalla Serie C deliberata dal Consiglio federale. Per il club sarà una giornata spartiacque, vediamo. Lo sblocco delle quote della Green Sports, società che detiene il 60% di Teramo Calcio SRL, riapre qualche speranza per il club biancorosso in vista del ricorso al Collegio di Garanzia del CONI che sarà discusso questo lunedì nel primo pomeriggio. Nella dirigenza teramana c'è l'auspicio che il riprendere la totale autonomia gestionale possa convincere i giudici a dare una chance al Teramo di mantenere la Serie C. Il ricorso della DCF Legal, degli avvocati Cesare Di Cintio e Federica Ferrari, continuerà a far leva sull'impossibilità del manager di agire a pieno regime nella soddisfazione di tutti gli adempimenti previsti per l'iscrizione entro il termine perentorio del 22 giugno, proprio per la presenza del Tribunale di Roma che aveva la custodia delle quote di maggioranza. Oltre a ciò, prima dell'udienza di lunedì pomeriggio, i legali produrranno una ulteriore memoria nella quale si sottolinea l'avvenuto sblocco delle quote, fatto verificatosi la mattina di martedì scorso all'indomani del termine per la presentazione del ricorso al Collegio di Garanzia del CONI inoltrato lunedì. I legali chiederanno anche una dilazione dei termini per poter sanare le omissioni rilevate dalla Covisoc. In realtà un obiettivo è stato già raggiunto, il piano di rateizzazione delle annualità pregresse dell'IVA, chiesto il 20 giugno ma ottenuto oltre il termine perentorio del 22, cioè il 5 luglio. Lo scoglio più alto resta dunque il ripienamento dell'indice di liquidità per una somma che sfiora il milione di euro e che scende a 812.000 euro, volendo includere il saldo attivo della campagna trasferimenti. Nei piani di Davide Ciaccia c'è la cessione del 60% delle quote di Green Sports all'imprenditore Giuseppe Spinelli, che anche nell'intervista rilasciata ieri al Messaggero ha confermato la sua disponibilità. Resta da capire se sarà realmente disposto a sostenere una spesa così onerosa senza avere la certezza di poter disputare la Serie C, unica categoria a cui l'imprenditore siciliano d'origine e che opera alle porte di Roma è interessato. Insomma, un piccolo spiraglio c'è, ma la battaglia per tenere la C resta estremamente complessa. In caso di esito negativo al CONI ci sarebbe poi la giustizia ordinaria e quindi il TAR, ma a quel punto il sindaco Gianguido D'Alberto, che segue da vicino l'evoluzione della vicenda, potrebbe rompere gli indugi, imprimere un'accelerata alla procedura prevista dall'articolo 52,10 delle NOIF e chiedere al presidente federale Gravina, con cui giorni fa c'è stata una prima chiamata esplorativa, un titolo per l'iscrizione in sovrannumero di una nuova società nel campionato di Serie D, selezionata dallo stesso primo cittadino dopo un apposito bando e previo il rispetto di determinate prescrizioni economico-finanziarie. Tutto passa per il verdetto di lunedì. Serie D, ci aspettiamo un futuro di sfide e di rinascita con la nuova proprietà, così il sindaco di Chieti Ferrara ha commentato la notizia dell'imminente acquisizione della società di calcio da parte del neopatrone, che dovrebbe essere appunto l'imprenditore Ettore Serra. Sull'argomento abbiamo ascoltato l'assessore comunale allo sport, Manuel Pantalone.
Si attende l'ufficialità della notizia, ma pare essere l'imprenditore torinese Ettore Serra il nuovo proprietario della Chieti Calcio. La squadra intanto è stata riscritta in Serie D da parte dell'amministrazione comunale. Allora, qual è la posizione? Ma insomma, siamo felici, è una trattativa che sta volgendo alle battute conclusive e si sta chiudendo in maniera positiva. Siamo felici perché abbiamo sin da subito avviato una interlocuzione con il tessuto economico della nostra città, ma anche oltre i confini regionali, proprio per fare in modo, una volta apprese quelle che erano le volontà dell'attuale proprietà, del patron Trevisan e della società, abbiamo insomma sin da subito cercato veramente di creare tutte le sinergie possibili. Il tessuto economico della nostra città ha risposto in maniera positiva, ricorderete l'evento che abbiamo organizzato in teatro insieme al nostro sindaco ed insieme al nostro vice sindaco ed insieme al prefetto. Beh, insomma, poi si è andata avanti con una serie di interlocuzioni che hanno portato a questa trattativa, e devo dire che c'è stato un grande senso di responsabilità collettivo, ma anche un grande senso di responsabilità da parte dell'attuale proprietà, che poi ha concretizzato questa operazione. Un'operazione che ci auguriamo possa rappresentare qualcosa di importante per la squadra di calcio e per la città intera. Significativa tra l'altro la notizia per i tifosi, ma anche in ottica di ristrutturazioni che sono in programma. Ma significativa perché ovviamente Chieti merita un calcio ad alti livelli, ha fatto degli importanti campionati, quello di quest'anno di Serie D, l'anno scorso con la promozione proprio nella quarta categoria nazionale, però è ovvio che le ambizioni della città sono collimanti con quella che è la storia della squadra, con quello che è il potenziale, e quindi l'obiettivo chiaramente è quello di poter tornare a vedere un calcio professionistico, una città che risponde sempre in maniera positiva, una tifoseria che partecipa assiduamente alle partite. Insomma, le condizioni ci sono tutte. Speriamo che questa nuova proprietà, ovviamente una volta concretizzata l'acquisizione, saprà regalare soddisfazioni appunto alla squadra di calcio, ma alla città. A breve tutti i servizi che avete visto saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul rinnovato sito www.tv6.it. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione, i TG delle 19 e delle 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di TV6.